Sono veramente felice per questa iniziativa dedicata a mio nonno Angelo Cristina Curella, alla quale purtroppo non posso partecipare a causa di pregressi impegni professionali. Voglio innanzitutto ringraziare il professor Di Natale e tutti i relatori che partecipano al convegno che approfondirà oggi la figura di Angelo Cristina Curella nella sua veste di poeta. Devo dire anche per me fu una sorpresa da ragazzina scoprire la profondità e l'intensità della sua vocazione letteraria e poetica, per di più non solo in veste di poeta, ma anche di ideatore, curatore e direttore di numerose iniziative letterarie. In famiglia ovviamente si parlava spesso di questo suo lato della personalità, ma è ovvio che il successo professionale e sociale in ambito bancario con la Banca Popolare Sant'Angelo prevalse nettamente, mettendo in secondo piano una giovinezza piena di ideali, di iniziative, di suggestioni poetiche, al tempo stesso ricco di incontri, di idee, di progetti e di una costante ricerca dialettica, spesso complessa sui grandi temi della vita, dell'arte, ma nel suo caso sempre con una salda fede cristiana. Angelo Cristina Curella era al tempo stesso un poeta, uno scrittore, ma anche un uomo molto concreto, molto fattivo, che amava dare corpo a progetti e idee che realmente incidessero, avessero un'importanza, un'incidenza sul presente, sulla realtà, sulla terra in cui era nato e che amava moltissimo. Sono quindi molto grata agli organizzatori e a tutti i relatori di questo convegno, che ha lo scopo di approfondire proprio la conoscenza di personalità più interessanti della nostra terra, che hanno vissuto appieno le dinamiche, gli ideali e le difficoltà del loro tempo e ancora oggi hanno tanto da dirci, al pari di figure molto più note a livello nazionale, e sui valori spirituali, umani e sul mistero dell'esistenza, di cui siamo solo una parte, che non può esistere se non in armonia col tutto. Ringrazio tutti quanti e auguro un buon convegno e una buona serata. Grazie.